Quella che oggi presentiamo è una delle iniziative che vale una consiliatura, perché noi 6 mesi fa abbiamo preso degli immobili dalla criminalità organizzata, li abbiamo ristrutturati e oggi li mettiamo a disposizione dei senzatetto. 20 senzatetto saranno ospitati in immobili che erano stati confiscati alla criminalità organizzata. Sono stati acquisiti dal comune, ristrutturati, arredati, possono tutti quanti vederli, questi immobili sono stupendi e ci entreranno persone che fino a ieri erano in mezzo alla strada, abbandonate e comunque oggi seguite dai servizi sociali, da quella rete di solidarietà della nostra città che è eccezionale e che riesce a dare risposte a tutti quanti. Oggi mettiamo un bel tassello di solidarietà, di socialità, di comunità di cui essere fieri. Pescara è una delle prime città in Italia che fa un'operazione del genere, la fa con tempi velocissimi perché noi 6 mesi fa abbiamo ottenuto questi appartamenti che erano distrutti e oggi sono dei gioielli in cui entreranno delle persone che fino a ieri purtroppo avevano perso la loro dignità e che invece oggi, grazie al Comune di Pescara, grazie ai servizi sociali, grazie a quella rete di solidarietà che c'è nella nostra città, la riconquisteranno questa dignità. Tutti senza fissa dimora che tra qualche giorno verranno ospitati in questo immobile che è stato confiscato alla criminalità, sono stati sottoposti a tampone, nelle prossime ore ci saranno i risultati, una bella iniziativa comunque. Sì, una grande soddisfazione perché abbiamo studiato in ogni minimo dettaglio sia per la loro salute e sia per tutti quelli che abitano qua vicino, per la sicurezza di tutte queste persone. Quindi a breve avremo i risultati di questi tamponi e ci auspichiamo che siano negativi e poi potranno entrare in questa casa.